Gli episodi di violenze da parte di straniere con problematiche psichiche sono sempre più frequenti e preoccupano l'opposizione, che aveva presentato un'interrogazione in comune. La risposta dell'assessore Viola, la quale afferma che i casi socialmente pericolosi devono essere certificati dall'autorità giudiziaria, non convince la minoranza, che invece pretende adeguate misure preventive per garantire sicurezza alla cittadinanza. In effetti le certificazioni per i casi potenzialmente pericolosi devono essere fatte dall'autorità giudiziaria, dalla magistratura, che però le può fare solo dopo un provvedimento, quindi dopo che si sia verificato un caso di acuzie con ovviamente un disagio per la cittadinanza, abbiamo visto, come quello di Via Dante. Basti ricordare quanto accaduto i primi di agosto, quando uno straniero ha dato in escandescenza ribaltando i bidoni in Via Dante, oppure l'aggressione nei confronti di una guardia in ospedale. Che il comune non abbia presentato proposte per l'accoglienza specifica di persone migranti con disagio psichico è, secondo l'opposizione, inaccettabile. Ovviamente non esistono posti deputati all'accoglienza di queste persone, perché attualmente non esistono posti dedicati presso la SST per questi casi. E ovviamente anche viene risposto che la responsabilità è personale, quindi in alcun modo i servizi sociali possono risponderne. Io dico che invece i servizi sociali insieme al Comune di Cremona devono farsi carico di dare una risposta sia alle persone in disagio psichico che alla cittadinanza tutta, attraverso una serie di azioni integrate tra servizi sociali, sanitari, polizia locale, forze dell'ordine.